Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Bentornata a Michela Muggia, che dopo lo straordinario successo di Accavalora, che abbiamo festeggiato in questa sede e che è per sempre campione, per la successo veramente straordinario, che abbiamo festeggiato in questa sede il 13 gennaio 2010, e Ave Mary, la Chiesa inventò la donna, presentato il 21 dicembre del 2011, torna oggi fra noi con l'incontro. Come tutti ormai sapete, Michela Muggia è nata a Cabras ed è stata a lungo animatrice in Azione Cattolica, ha fatto studi teologici. Nel 2006 ha pubblicato Il mondo deve sapere, che ha ispirato il film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, e nel 2009, come vi ho detto, ha vinto il premio Campiello con la Cavalora. Nel 2011 Ave Mary e la Chiesa incontrò la donna, inventò la donna. Avrei molte cose da dirvi su questo libro d'incontro, che amo molto, casomai riprendo dopo le domande che certo ci saranno. Voglio solo dirvi brevemente che è il 1984, quando la comunità del noi, del tempo verbale collettivo, il presente plurale, si interfaccia per la prima volta con il loro. Colpa o merito del vescovo, il quale decide che la parrocchia di Santa Maria Assunta non sarà più la sola, ce ne sarà una seconda, il Sacro Cuore. La comunità si sgretola, anche tra i ragazzi, un tempo tutti uniti. Tutto si duplica, Monsignor Maras e Don Gigi, i due parroci che attizzano le masse, in una settimana santa due Cristi risorti e due Madonne, due processioni separate per contendersi la piazza principale. E infine l'incontro, in un crescendo esilarante e irresistibile, verso un finale dove persino le statue dei santi potrebbero diventare oggetti contundenti. Questo è un piccolo riassunto, ben altro c'è da dire. Tra noi Cristina Scaletti, assessore della cultura, turismo e commercio della regione Toscana, laureata in medicina, nel campo della ricerca scientifica ha raggiunto dei risultati apprezzati ovunque, anche nella comunità internazionale. La ricerca medica è stata la prova naturale del suo carattere, con il principale obiettivo di rendere migliore la vita degli altri, le stesse motivazioni che l'hanno portata in politica. Io darei la parola subito a Cristina Scaletti.